Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Si è disputato il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, pista molto particolare con tantissimi saltellamenti. Ne parlo perché due piloti ne hanno pagato le conseguenze nelle verifiche post-gara. Sto parlando di Lewis Hamilton, che era secondo, e Charles Leclerc, classificato sesto. È emerso in maniera molto chiara il pattino che aveva un consumo, usura, superiore al millimetro concesso dal regolamento, e i due sono stati esclusi. Qui abbiamo il nostro maestro con la penna rossa e blu, che è il nostro Giancarlo Minardi, che saluto, e cominciamo l'analisi proprio partendo da qui, Giancarlo. Poi ci divertiamo nel dare i voti. Ma diciamo, buongiorno a tutti innanzitutto, ma diciamo che è stato un gran premio particolare perché abbiamo visto alcuni errori ai pit stop. Purtroppo abbiamo visto un errore grave post gara, dove per la prima volta da un po' di tempo vengono penalizzati due piloti perché l'altezza del fondo è inferiore alla tolleranza. Diciamo che è stato un gran premio dove il solito Verstappen l'ha fatto da padrone, anche se aveva perso, ma forse questa è una conseguenza dell'altezza del fondo, aveva perso delle posizioni importanti in qualifica, anche se è stato, diciamo, penalizzato da un track limiter molto al limite, molto al limite. Ma io credo che se partiamo dal primo e da Verstappen, che ha fatto suo sia la sprint race che la gara, merita un 9,5 solo perché ha fatto l'errore in qualifica partendo dalla sesta posizione, però partendo dalla sesta non c'è niente da fare, ci ha fatto divertire, ha recuperato, ha fatto giri veloci nel momento in cui c'era bisogno di farli per recuperare il divario della concorrenza, e poi si è messo stabilmente a gestire la gara, anche se è stata una gara tra le più complicate perché ha vinto solo con 2 secondi e 2 di vantaggio su un Hamilton che purtroppo, pur facendo una bellissima gara, alla fine è stato squalificato. Ecco, i 2 secondi rotti quindi si sgretolano e nella classifica poi contano i 17 di Lando Norris, che è arrivato secondo. Ma diciamo che sì, si vedono, però è un segnale positivo perché la Mercedes ha portato un fondo nuovo che sembra abbia funzionato, cioè al di là dell'eccessivo rischio di stare molto bassi. Hamilton ha fatto una bella gara, ha fatto una gara che per me lui merita un 9, visto la consistenza, la determinazione. Insomma, quando la macchina lo aiuta, fa vedere che non ha vinto 7 titoli per caso. Per cui io direi che lui vale un 9, purtroppo è stato penalizzato da un eccessivo rischio che probabilmente questo nuovo fondo l'ha portato a fare in una pista che sinceramente la vedo un po' non proprio da Formula 1, visto che è ripetutamente piena di bump e nonostante sia stato rifatto l'asfalto si vedeva visibilmente le difficoltà in cui in 3 curve i piloti dovevano lavorare. Giancarlo, ma sei proprio antico allora, veramente. Sono Te guardi le corse ancora con delle logiche tecniche. Qui si contano i 480.000 spettatori. Quello è il successo del Gran Premio degli Stati Uniti. Ma sai, siccome hai detto che sono antico, io ho vissuto gli alti e i bassi di questa Formula 1, quindi io andrei piano a esaltarmi, soprattutto quando ci sono determinate cose che a una grossa parte del pubblico, quello più appassionato, non piace, mentre il nuovo pubblico probabilmente in questo momento sta guardando tutto, gli va bene tutto, e non so neanche con quanta capacità di capire esattamente le regole e i giochi vanno a vedere i Gran Premi. Ovviamente stavo scherzando, andiamo ad analizzare la posizione del secondo reale classificato, che è Lando Norris, con una McLaren che continua la sua ascesa, tanto che è riuscita già nel sorpasso sulla Aston Martin, portandosi così al quarto posto nel Mondiale Costruttori. C'è un Norris secondo e un Piastri leggermente falloso,
che si è dovuto ritirare praticamente nelle prime battute. Ma diciamo che Norris ha fatto una partenza stupenda, ha guadagnato subito una posizione, ha messo in difficoltà Leclerc, ha fatto una gara d'attacco, anche lui è rimasto a 10 secondi, 17 secondi dal leader, quindi anche lui si è avvicinato rispetto alle altre gare, pur ripetendo il risultato degli ultimi Gran Premi. Ma io credo che valga un 8 e mezzo, direi che molto dovuto anche a una stupenda partenza che ha fatto e sta dimostrando ancora consistenza, affidabilità. Ovviamente Piastri probabilmente ha pagato un'altra volta di essere un rookie su un circuito come quello di Austin, ha fatto un errore che io lo chiamo un errore di gara, e poi bisogna vedere quanto lui e quanto Ocon in realtà hanno buttato via al primo giro una gara che invece, come abbiamo visto, è stata piena di colpi di scena. E cosa dai a Piastri, Giancarlo? Ma Piastri in questo momento sarebbe insufficiente perché non puoi buttare via la prima gara, però non gli do voto. In questo momento direi che sarebbe impietoso dargli un brutto voto, anche perché si era comportato bene nelle qualifiche, si era comportato bene anche nella sprint race, quindi diciamo che è un errore di gioventù che io lo concedo. Veniamo al terzo gradino del podio, fa strano dirlo visto l'arrivo, è Carlos Sainz con la Ferrari che alla resa dei conti dalla doppia squalifica dei due è quello che ci ha guadagnato. Ma io credo che questo mi fa piacere innanzitutto vedere che forse una delle poche volte che la Ferrari ha fatto una strategia sdoppiata, purtroppo negativa per Leclerc, ma direi ha ottenuto il massimo di quello che potevo ottenere con Sainz, che è stato costante, che ha lottato, che gli è stato dato via libera nel momento in cui stava certamente andando più forte di Leclerc, e questo è un altro, diciamo, passo avanti che la Ferrari ha fatto rispetto alle gare precedenti. Ma io credo che Sainz meriti, al di là poi del fatto che ha guadagnato il terzo posto con la squalifica di Hamilton, e credo che meriti un 7,5. 7,5 a Carlos Sainz, proseguiamo e troviamo un po' a sorpresa Sergio Perez quarto con la Red Bull. Un Sergio Perez messo sotto pressione, ormai non ne fa più il mestiero nessuno, il fatto che se anche lui ha un contratto nelle ultime gare deve dimostrare di riuscire a mantenere il secondo posto. Devo dire che l'esclusione di Lewis aiuta molto perché Lewis si stava avvicinando pesantemente alla Red Bull, con l'esclusione, diciamo che c'è di nuovo un margine di 39 punti che dovrebbero riuscire a gestire. Ma io credo che lo stanno aiutando a rimanere in confusione, perché indubbiamente il team non lo sta aiutando. È evidente che è una questione di testa, lo dimostra il fatto che ha preso 22 secondi nella sprint race, ne ha presi 18 nella gara lunga. Un pilota che in questo momento non dà niente di suo, si fa trasportare dalla macchina, è in grossa difficoltà, per cui gli do un voto di incoraggiamento, gli do un 6 perché deve fare un reset lui. Mi auguro che lo faccia in occasione del Gran Premio del Messico, dove sarà supportato dal pubblico, e quindi che riesca a concentrarsi e mettersi alle spalle tutte le negatività che ha incontrato in questi ultimi Gran Premi. Sì, ho sentito dei fischi dalle tribune, erano i tifosi di Perez che evidentemente preparano quello che si troverà Max Verstappen in Messico. Sporcare la 50ª vittoria di un campionissimo non è stata una bella cosa, secondo me. Ma purtroppo questo non è pubblico, non sono appassionati chi fa questi atti che non hanno niente a che vedere con lo sport, perché credo che Perez debba lavorare lui guardandosi allo specchio, e c'ha di fianco un fenomeno che continua a mettere successi, quindi 50 vittorie sono tante,
sono più ormai del 50% delle gare vinte dalla Red Bull, quindi io credo che mi dispiace quando vedo queste cose, perché credevo che questi atti fossero più di altri sport e non dell'automobilismo. Veniamo alla seconda Mercedes, parliamo di George Russell, un George Russell che sta battendo Lewis Hamilton, alla fine porta a casa un quinto posto, però. Evidentemente la macchina evoluta si è adattata molto allo stile di guida di Lewis e un po' meno allo stile di guida di George. Ma qui l'esperienza, i 7 titoli mondiali contano, e quindi, soprattutto quando ci sono poche prove libere da poter provare a fare una messa a punto, il campione, l'esperienza viene fuori. Russell ha fatto il compitino, ha portato a casa qualche punto, guadagnandone ancora di più dopo la squalifica del compagno di squadra. Credo che in questa gara qui sia un 6 striminzito. Insomma, ha fatto il compitino, ha sofferto il compagno di squadra, non si è adattato al fondo nuovo, e quindi dobbiamo essere abbastanza severi nei suoi confronti. Da lui ci aspettiamo qualcosa di più. Allora, veniamo all'Alpine, sesta con Pierre Gasly. Il francese sta trovando una certa continuità di prestazione con la macchina di Enston, mentre Ocon, lo mettevi in evidenza tu all'inizio della chiacchierata, sgomita sempre, quindi alla fine fa a volte sorpassi straordinari, ma molto più spesso è coinvolto in incidenti. Ma Ocon è da 5, è sempre in mezzo, indipendentemente, bisogna guardare nei particolari l'incidente. Comunque lui c'è sempre e sta prendendo sonoramente, perdendo sonoramente dei punti nei confronti del compagno di squadra, che ha fatto una gran gara, che ha portato dei punti importanti all'Alpine. Io do 7 a Gasly e do 5 Ocon. Veniamo all'Aston Martin, una gara strana. L'Aston Martin è una delle squadre che aveva portato un pacchetto molto corposo nella speranza di risalire la china. Se ne torna a casa con il quarto posto perso a favore della McLaren nel Mondiale Costruttori, però c'è un sorriso perché il pacchetto nuovo dopo la gara sprint hanno deciso di rottamarlo. Sia Alonso che Stroll hanno montato il vecchio pacchetto, quello che hanno usato in Qatar, e la macchina all'improvviso è cambiata e è andata decisamente meglio. Partiti entrambi dal fondo della griglia, anzi dalla pit lane, sono arrivati uno per l'altro a essere nella zona punti. Alonso si è dovuto ritirare per una rottura al fondo, mentre invece finalmente abbiamo visto un Lance Stroll in ripresa. Ma io credo che Fernando, fino a che è stato in gara, avrebbe meritato un gran voto, perché stava lottando per una sesta posizione, come hai sottolineato tu. Partito dei box, aveva fatto ottima la strategia, poi purtroppo ha avuto un problema tecnico, però io credo che meriti un 8 lo stesso, perché ha fatto vedere delle cose importanti, ha fatto rinascere un Aston Martin che aveva tentato una strada nuova, però purtroppo, come succede spesso, è tenuto tornare indietro e rinunciare. Do 7 a Stroll, perché l'abbiamo tartassato nelle ultime gare, effettivamente era sottotono. Qui è partito dai box, ha fatto delle cose egregie, ha portato a casa 2 punti che sono importanti, nonostante che abbia dovuto cedere l'Aston Martin il posto alla McLaren, ma la McLaren di questi ultimi Gran Premi credo che sia inavvicinabile per loro. È un peccato, perché stavolta poteva esserci d'aiuto, oltre i punti di Fernando, anche quelli di Stoll, e questi non sono venuti. Io credo che si stia delineando la classifica costruttori. C'è solo la Ferrari che ha meno 22 punti, perché grazie a queste squalifiche ci ha guadagnato, e quindi ci avviamo negli ultimi 4 Gran Premi a vedere una lotta più per il secondo posto, credo, che per il quarto
tra la McLaren e la Aston Martin. Allora, Yuki Tsunoda, decimo alla bandiera a scacchi, ottavo per la classifica frutto delle esclusioni. Un Yuki Tsunoda, anche lui alle prese con un nuovo pacchetto aerodinamico dell'Alfa Tauri che sembra cominciare a funzionare. Finalmente si vede un qualche cosa che, portate le novità, la macchina in qualche modo reagisce. Un Yuki Tsunoda che ha firmato anche il giro più veloce all'ultimo giro con le soft, devo dire che è una squadra che comincia ad avere un'organizzazione che in pista funziona. Quello che ti voglio sottolineare è che la Mercedes ha fatto con Hamilton due pit stop, uno da 3,6, il secondo da 3,4 e ci ha rimesso qualcosa nella famosa battaglia conclusa poi con un distacco di 2 secondi e 2, mentre invece l'Alfa Tauri è stata la più veloce al pit stop con 2,2. Segno che nell'anno della difficoltà cominciano a mettere a posto alcune cose importanti anche in prospettiva. Concludo Ma io l'analisi credo che dicendo che invece Daniel Ricciardo è finito quindicesimo e se il suo rientro in Formula 1 dopo l'incidente deve essere il segnale da mettere il pepe a Sergio Perez, beh, credo che in casa Red Bull hanno più problemi che soluzioni. ma qui l'Alfa Tauri sta mettendo frutto questo anno, che è un anno di transizione con grossi cambiamenti al vertice, mi auguro e spero che questo sia l'inizio di questi cambiamenti. Tecnicamente non gli manca niente, per cui devono solo mettere un po' di riorganizzazione. Tsunoda ha fatto un grandissimo Gran Premio, anche perché al di là della posizione che stava occupando, fermarsi all'ultimo giro quando non sei abituato a fare questo tipo di strategie, con una squadra che, come hai sottolineato tu, non ha commesso errori al pit stop, perché anche questo non è abitudinale per una piccola squadra o per una squadra di secondo piano, per cui andando in pista all'ultimo giro è riuscito a portare a casa un altro punto che è importantissimo per loro per cercare di abbandonare, se ci riescono in questi prossimi 4 Gran Premi, l'ultimo posto della classifica, perché la Haas a questo punto è solo 2 punti, e 2 punti per due squadre come la Haas e l'Alfa Tauri sono facilmente recuperabili con dei ottavi, noni posti. Per cui io darei un 7, 7 più al Tsunoda. Purtroppo ho visto un Ricciardo. Ricciardo un po' sottotono, anche irritato probabilmente da una strategia alla Leclerc, quindi non proprio ottimale, soprattutto quando lotti per cercare di rosicchiare dei punti. Però l'ho visto, non l'ho visto costante, l'ho visto un po' arrugginito. È chiaro che viene da un mese dopo una frattura a un polso, quindi ha dovuto certamente lavorare sodo e c'ha parecchio da fare. Credo che, come hai detto tu, in questo momento non vada certamente a insidiare possibili strategie a svantaggio di Perez. Io credo che sia da 5 in questo momento. Mi auguro che abbia davanti a sé 4 Gran Premi per poter dimostrare che da uscire da un tunnel dove era caduto lo scorso anno e in questo momento, oltre un incidente che ha avuto, non ha ancora dimostrato di avere abbandonato la parte negativa e quindi di dare un contributo importante all'Alfa Tauri. Ecco, finiamo la top 10, quella rivista è corretta, con Alexander Albon nono, anche se si è preso una penalità di 5 secondi per i track limits. Questo è un po' uno dei suoi difettucci nel correre con la Williams. Altro segnale positivo è quello di Sargent, che batti, ribatti, finalmente conquista il suo primo punto nella classifica del mondiale di Formula 1 e forse nella gara di casa, dove non è che abbia impressionato più di tanto, mette la possibilità di rinnovare il contratto per il prossimo anno. Sempre trapassato, ma stavolta ha fatto bene quello che poteva fare con una macchina che indubbiamente ha dei limiti, lo dimostra il track limit di Albon, perché non credo che Albon sia un pilota che non rispetti le regole del gioco. Quindi evidentemente è una macchina non facile, è ripetuto e si ripete nei track limit, è stato penalizzato, quindi
Diciamo che Albon è da 5, nonostante che ha portato a casa i punti grazie alle squalifiche di Hamilton e di Leclerc, ma 6 lo do a Sainz, che gli auguro di poter riprendere, perché l'ho sottolineato più volte, indipendentemente dalla capacità, fare il rookie in Formula 1 con le poche prove che hai a disposizione si fa dura, soprattutto quando poi hai una macchina che certamente non sempre ti aiuta. Veniamo alla Haas, macchina completamente nuova, ha tradito la sua filosofia costruttiva dal fondo con la vasca, dalla pancia con la vasca in stile Ferrari, si è adeguata a 5 gare dalla fine, scegliendo le fiancate tipo Red Bull. C'era grandissima attesa su questa soluzione, mi sembra che poi il risultato sia stato veramente molto deludente. Cambia la musica, ma non cambia lo spartito. Quindi Hulkenberg undicesimo e Magnussen quattordicesimo. Ma Hülkenberg qualcosa ci ha fatto vedere, che probabilmente merita una posizione più in alto nella classifica, non aiutato indubbiamente dalla macchina, che quest'anno mi sembra che non è che mi azzecchino tanto, anche questa nuova modifica tanto sbandierata non ha reso, però io a Hülkenberg do 6, mentre sono più severo nei confronti il suo compagno di squadra, perché non ha fatto niente di speciale, gli do 5. Concludiamo la nostra analisi dei voti con la solita Alfa Romeo, un Alfa Romeo dodicesima con Bottas, tredicesima con Zhou. Ma direi insufficienti tutte e due. Poi qui, indubbiamente, non sono certamente supportati dalla vettura, che non mostra nessun segnale di reazione, e i due piloti probabilmente, pur mettendoci po poco del loro, non sono in grado di comprobattere quelle che sono le vetture attorno a loro. Quindi direi che è disastroso come stagione, è disastroso, e loro non hanno fatto niente per migliorare le difficoltà che la vettura sta dimostrando. Giancarlo, non ci crederai, siamo arrivati in fondo a questa analisi, io ti ringrazio. Non ci Grazie a te. crederai, mi ripeto, ma ci risentiamo anche martedì prossimo perché ci troveremo ad analizzare i voti del Gran Premio del Messico, gara in altura, quindi con condizioni che potrebbero essere un po' particolari e strane. Amici di motorsport.com, commentate qui sotto, fateci sapere cosa ne pensate di quello che Giancarlo ha detto. Ho visto che stanno crescendo moltissimo sia i click sia i commenti e questo mi fa veramente molto piacere. Cliccate la campanella in alto a destra, iscrivetevi al canale di motorsport.com, così riceverete le informazioni dei prossimi video. Giancarlo, io non posso fare altro che ringraziarti e alla prossima settimana. Ciao Franco, buona giornata a tutti.